Draga prieteni mei, benvenuti. Io sono Vadim, custode di segreti e tessitore di storie. Amorose ne ho avute tante. Senti, senti questa, è sempre fredda. Il profumo arriva in fretta. Ma oggi può sparire altre tante. Benvenuti amici miei, in questo episodio speciale di Unsettling Records. Ve ne sarete sicuramente accorti che per questo episodio siamo saliti all'interno di una vera e propria macchina del tempo. Precisamente, siamo tornati indietro all'anno 1983. I gloriosi anni 80 sono sbocciati in tutta la loro magnificenza. Nuovi stili di musica, nuovi stili di abbigliamento, tendenze, colori, musica, film, videogiochi, tutta la cultura pop che tanto amiamo e adoriamo ha le sue radici proprio in questo periodo. Gli anni 80 sono stati un'era definita dalla politica conservatrice, dall'ascesa della tecnologia informatica e della fine della guerra fredda, così come dalla moda e dalla musica degli anni 80. Per alcuni aspetti, la cultura popolare degli anni 80 rifletteva il conservatorismo politico dell'epoca. Per molte persone, il simbolo del decennio era lo yuppie, un baby boom con un'istruzione universitaria, un lavoro ben pagato e uno stile di vita costoso. Al cinema, gli anni 80 erano l'era dei blockbuster. Film come E.T., Il ritorno dello Jedi, I predatori dell'arca perduta e Beverly Hills Cop hanno attirato spettatori di tutte le età e hanno incassato centinaia di milioni di dollari al botteghino. Gli anni 80 furono anche l'apice dei film adolescenti, come The Breakfast Club, Un meraviglioso batticuore e Bella in rosa, film che sono popolari ancora oggi. MTV fece il suo debutto il 1 agosto 1981 e i video musicali trasmessi dalla rete rendevano delle stelle band come Duran Duran e Culture Club e hanno creato delle megastar come Michael Jackson. MTV ha anche influenzato la moda. Le persone in tutto il mondo hanno fatto del loro meglio per copiare le acconciature e le mode che vedevano nei loro video musicali preferiti. Un periodo di evoluzione nel vero senso della parola. Che detta così, sembra quasi la terra del latte e il miele. Ma gli anni 80 sono anche l'apice della guerra fredda e in pochi sanno che, se adesso state guardando questo video, è solo per puro caso. Oggi, infatti, vi parlerò del giorno in cui il mondo non finì. Quindi, mettetevi comodi, amici miei, spegnete le luci, indossate le cuffie, premete play sul vostro Walkman preferito e se vi sentite osservati, tranquilli, è normale. Del resto si sa, non siamo mai completamente soli. La Guerra Fredda fu un periodo di tensione geopolitica tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti ed i loro rispettivi alleati, dopo la Seconda Guerra Mondiale. La dottrina della distruzione reciprocamente assicurata scoraggiava un attacco preventivo da parte di entrambe le fazioni. A parte lo sviluppo dell'arsenale nucleare ed il dispiegamento militare, la lotta per il dominio è stata espressa attraverso mezzi indiretti come una guerra psicologica. Campagne di propaganda, spionaggio, embarghi di vasta portata, rivalità in eventi sportivi e competizioni tecnologiche come la Space Race. Per farla breve, sia gli Stati Uniti che la Russia avevano a disposizione armamenti nucleari a sufficienza da far saltare il mondo intero ed erano pronti a spararseli a vicenda, ma non lo avrebbero fatto, anche per non distruggere il mondo per come lo conosciamo a causa di una guerra nucleare. Ok, teniamoci bene impresso questo concetto. Il 26 settembre 1983, Stanislav Petrov, tenente colonnello dell'esercito sovietico,
ha il turno di notte nel bunker Serpkov 15. Il suo lavoro consiste nel controllare i dati che vengono inviati dai satelliti che spiano i movimenti degli armamenti statunitensi. A Stanislav non piaceva per niente la carriera militare. La svolgeva solo ed unicamente perché era bravo a farla. Non rappresentava una grande fatica per lui, ma non era nemmeno il suo lavoro dei sogni. Le giornate di Stanislav passavano tra controlli e scartoffie, e nonostante il clima di tensione che si respirava tra le due fazioni, egli stesso non era mai stato direttamente protagonista di qualcosa di rilevante. Fino a quel dannatissimo turno di notte. D'un tratto, i suoi schermi gli indicano che 5 missili nucleari intercontinentali sono partiti da una base nel Montana e sono diretti verso la Russia. Il segnale è chiaro. Gli Stati Uniti stanno attaccando. La tensione è rotta. È l'inizio della guerra nucleare. Il protocollo è chiaro. In caso di attacco preventivo da parte degli Stati Uniti, bisogna avvertire i superiori, i quali propagheranno l'allarme ai vertici, i quali dispiegheranno missili nucleari su obiettivi strategici in Inghilterra, Francia, Germania Ovest e Stati Uniti. Ma per Stanislav era una responsabilità troppo enorme. La sua voce avrebbe dato il via alla guerra nucleare, segnando così la vita di miliardi di persone, se non del mondo intero. Non sapeva cosa fare. Se dava l'allarme, la guerra iniziava. Se non dava l'allarme, la Russia scompariva. Iniziava a sudare freddo. I secondi sembravano ore. Eppure, qualcosa sembrava non convincerlo del tutto. 5 missili nucleari. Perché solo 5? Stanislav si era dunque posto una domanda cruciale nel già poco tempo che aveva a disposizione. Se io decidessi di attaccare preventivamente il mio rivale con degli armamenti nucleari per assicurarmi la vittoria, non cercherei di dispiegare più testate possibili, e non solo 5. Una domanda lecita, ma azzardata. In quella stanza, in quel momento, il dubbio non era contemplato. I missili erano sempre più vicini e bisognava prendere una decisione subito. Fu così che nello spazio di pochissimi secondi prese la decisione più importante della sua vita, conscio che in un modo o nell'altro qualcosa sarebbe cambiato. Il lancio non poteva essere vero. Si trattava sicuramente di un errore. Fu così che Stanislav Petrov non fece assolutamente niente. Poteva iniziare la terza guerra mondiale atomica, ma non lo fece. Si rimise solo ed unicamente al suo istinto. E se siamo qua oggi a vedere questo video e a raccontare questa storia, è perché Petrov ci aveva visto giusto. I missili scomparvero dal radar. Petrov poté constatare con non poca incredulità che si era trattato di un errore. Ed il suo turno di notte proseguì, aggiungerei fortunatamente, come tutti gli altri, noiosi e monotoni. In seguito si scoprirà che ciò che il satellite sovietico interpretò come il lancio di 5 missili balistici intercontinentali dalla base nel Montana era in realtà l'abbaglio del sole riflesso dalle nuvole. In questi ultimi anni il tenente colonnello Stanislav Petrov ha ricevuto molte onorificenze in tutto il mondo, ma non in patria. Fu obbligato per questa sua decisione ad andare in pensione anticipatamente ed ebbe un esaurimento nervoso per lo stress, e la sua storia è venuta alla luce solo molti anni dopo la fine della Guerra Fredda. In onore del tenente colonnello Stanislav Petrov, l'Assemblea Generale dell'ONU ha introdotto nel 2013
la giornata internazionale per l'eliminazione totale di tutte le armi nucleari, che viene celebrato ogni anno, per l'appunto, il 26 settembre. E l'uomo che ha salvato il mondo è morto come è vissuto, nell'anonimato, a 78 anni, il 19 maggio del 2017.